trovati chiaramente con... Attesa mista a curiosità. Frosinone, domani inizio ore 21 il debutto sulla panchina del Pescara di Gianluca Grassadonia. Indisponibili Memusciai, Rigoni, Sorensen, Giannetti, Riccardi e lo squalificato Balzano, forse anche Setter alle prese con una caviglia in disordine. Nel probabile 3-5-2 di partenza Gut in vantaggio su Drudi nel trio completato da Bocchetti e Scognamiglio, sulle fasce Bellanova e Masciangelo in vantaggio su Nzita, a centrocampo Busellato, Valdifiori e Macin, oppure Busellato, vertice basso, Tabanelli o Dessena e Macin, mezze ali. Davanti sembra scontato il rientro di Cristian Galano, l'ex Foggia agirà alle spalle di Odgaard, così Grassadonia alla vigilia. Io non credo nei sistemi di gioco, credo in un'organizzazione di gioco, credo nel lavoro settimanale, cercare di migliorare la lunghezza tra i reparti, cercare di capire cosa bisogna fare in mezzo al campo. Insomma, questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grandissimo entusiasmo questa sfida, perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per cercare di lottare fino alla fine e di arrivare all'obiettivo. Macini è un giocatore che ha della qualità importante, a questa va abbinata la corsa, va abbinato il temperamento, va abbinato l'aiuto per il compagno. È un giocatore, ripeto, che può ricoprire più ruoli, deve essere bravo lui a convincermi ad entrare al più presto in quelli che sono o dovrebbero essere i nostri nuovi meccanismi e a darmi certezze, così come tutti gli altri che posso contare su di loro. Non è un discorso prettamente su Macini, questo discorso vale per tutti. Affrontiamo una squadra esperta, una squadra che ha qualità, una squadra che gioca insieme da un paio d'anni. In settimana ha fatto una vittoria importante e noi dobbiamo giocare da Pescara, andarcela a giocare conoscendo quali sono i nostri pregi, in questo momento i nostri difetti, ma con il coltello tra i denti.